Talia Culture dello Spettacolo è dedicata allo spettacolo dal vivo e dunque teatro, musica, danza, semmai anche il circo, perché no, ed è articolata in tre sezioni. Una, che inauguriamo oggi, dedicata alle fonti, fonti e memorialistica. Questa che ho in mano è l'autobiografia di uno degli uomini più importanti della scena teatrale italiana dell'ultimo secolo. E poi un'altra sezione dedicata ai testi, non testi qualsiasi, ma testi che si sono misurati con la scena, dunque testi che sono stati prima provati nei corpi e dai corpi degli attori e poi restituiti su pagina, e infine una sezione dedicata ai saggi. Talia ha una grande necessità, quella di dimostrare l'importanza e la vitalità delle arti della scena e delle pratiche sceniche in questo paese. Il primo Made in Italy non è stata la Fiat, ma il primo Made in Italy è stata l'arte degli attori in giro per l'Europa e per il mondo. Con un gruppo di colleghi, amici, complici, i cui nomi mi piace citare uno ad uno: Alberto Bentoglio, Università di Milano, Mila De Santis, Università di Firenze, Gabriele Frasca, Università di Salerno, Sabine Maine, Università di Colonia, Tommaso Montanari, Università per Stranieri di Siena, Federica Pedriali, Università di Edimburgo, Alessandro Pontremoli, Università di Torino e Francesca Simoncini, Università di Firenze, ho dato vita, grazie ad Arachne, a questa nuova collana.